Veranda sul mare, ristorante ospitato all'interno del bagno Stefania, Marina di Massa, lungomare di Levante, quella costa apuana, quel lembo racchiuso tra le Alpi Apuane e il nostro bellissimo mare. Siamo in compagnia quindi di Franco, grazie per averci ospitato nuovamente. È un piacere per noi. Certo, si avvicinano le feste di Natale e quindi noi siamo curiosi di sapere che menù offrite ai vostri clienti. Allora, noi per Natale abbiamo optato per un menù misto carne e pesce e facciamo degli antipastini di mare, tre assaggini di mare, poi facciamo sempre come antipastino un tagliere di salumi e formaggi. Poi come primi piatti abbiamo scelto delle pennette ai funghi porcini e... Non male! E poi dei ravioli di branzino al sauté di mare. Come secondo, per rimanere leggerini, abbiamo fatto un fritto di calamari, gamberi e verdurine e un arrosto di vitella con patate al forno. Ricordiamolo che il vostro fritto è davvero eccezionale, piace grazie, molto, grazie. Riscuote tantissimo successo tra i clienti che vengono da voi. Grazie mille. Poi di dolci abbiamo fatto una crema catalana, poi l'acqua, il vino, il caffè. E il prezzo abbiamo fatto 40 euro a persona. Quindi 40 persone. Sì. Ricordiamo che alla Veranda sul Mare è possibile in generale, al di là delle feste, assaporare degli ottimi piatti di pesce che vengono serviti con gentilezza ma anche con un tocco di humor. Ricordiamo da casa cosa, oltre al pesce, cosa si può gustare da voi? Allora, oltre al pesce possiamo fare come carne, facciamo le tagliatelle con i funghi porcini, se no un filetto con i funghi o al pepe verde, il tagliere di affettati, o se no anche la pasta al pesto, al pomodoro, i ravioli al ragù, le lasagne al forno e poi il pesce che è diciamo la nostra forza. Vostra forza, anche una bellissima scelta di dolci. Sì, i dolci sì, abbiamo fatto delle new entry, ecco. Abbiamo messo la tarta tender che sarebbe una torta di mele caramellate. Viene servita calda con una pallina di gelato di fior di latte. Ah, ecco, questo è uno dei dessert che mi hanno suggerito, mi hanno detto Ilaria, vai a provarlo. Molto sì. Sfizioso, sì. Molto sfizioso. Io dico sempre, se piace la classica torta di mele, questa qui, con questa qui si va a nozze. Sì. Poi altre chicche? E poi abbiamo un soufflé al cioccolato, però con l'interno di lamponi, che anche quello è molto sfizioso, sì. Molto. E tra l'altro alla Veranda sul Mare è possibile anche organizzare eventi, per esempio matrimoni, matrimoni, cerimonie, compleanni, feste di laurea, che quelle vanno molto, feste di laurea, sì. Compleanni, siamo disponibili a qualunque menù, a metterci d'accordo con... A disposizione del cliente, via, sì, diciamo così. Franco, non ti offendere, io ti abbandono perché voglio andare in cucina da Elena perché so che sta preparando, anzi che ha in mente di preparare, perché non ha ancora preparato, un piatto davvero gustoso. Io ti invito a entrare in cucina. Grazie mille. Prego. Elena, che piacere rivederti di nuovo nella tua cucina. Grazie, ben arrivata. L'altra volta ci hai preparato un bello spaghetto alla carbonara di mare, tra l'altro non sono l'unica che ha provato a ricucinarle, è venuta non come la tua, però non mi lamento. Grazie, mi fa piacere. E con una variante, parmigiano al posto del pecorino, così ho voluto bene anche quello. Provare. A proprio gusto. Con giusto. Cosa ci delizi invece oggi? Allora, oggi vi preparerò un mio piatto, paccheri al sugo di polipetti, rucola e olive taggiasche. Perfetto, guardiamo subito gli ingredienti? Va bene, io tanto per iniziare farei già cuocere i paccheri perché hanno una cottura molto lunga, dai 13 ai 15 minuti. Ecco, allora... Così intanto che i paccheri iniziano a cuocere, io vi spiego gli ingredienti. Olio extravergine d'oliva, battuto, prezzemolo, olive taggiasche, un po' di passata di pomodoro, la rucola, dei polipetti che ho precedentemente tagliato, sale, peperoncino, perché lo faccio leggermente piccantino, piccante, buono, e del vino per finire di sfumare il tutto. Da cosa partiamo? Il primo step. Iniziamo. Ovviamente un po' di olio
extra. Ah Elena, sappi che sì, non sono ancora migliorata nel falsettare la pasta. Io lo vabbè, dico, mi iniziamo confesso a fare un po' di pratica. Te vieni spesso qui che io perfetto. Allora, olio, un po' di battuto. Battuto vedo carote, sì, carote, un pochino sedano, di sedano, sì, e un po' di cipollina bianca, vero? Sì, cipollina bianca, sì. Facciamo rosolare. Vedo la fiamma bella alta. Sì. Aggiungo un po' di prezzemolo. Già durante la cottura il prezzemolo. Sì. Ecco, perché in tanti sono abituati ad aggiungere il prezzemolo solo a fine ricetta cottura. Sì, finita, sì, ultimata. Cerco di dare quel gusto in più. Allora, unisco le olive taggiasche, le metto subito per aromatizzare, diciamo, il sugo. Ecco, con un pochino del suo olio. Tra l'altro vedo una porzione generosa. Essendo siciliana mi piace abbondare. Ha ragione, in cucina. Ha ragione. Ok, facciamo rosolare, facciamo prendere il gusto a tutto l'olio e il condimento. Quindi è una ricetta proprio tua? Questa qui è una mia ricetta, è un piatto semplice, veloce, ma molto saporito, molto gustoso. I paccheri li giriamo ogni tanto, ma non troppo per paura di spaccarli. Ok. Fatto questo, iniziamo ad aggiungere i polipetti. Belli freschi. Belli freschi. Come sempre, perché alla veranda sul mare, pesce sempre bello fresco. Fresco, prima di tutto, sì. Si sente già un profumo. Facciamo delle olive, molto. Le olive, sì. Facciamo cuocere, facciamo prendere il gusto. Che poi anche l'abbinamento olive e pesce non è così usuale, almeno per quanto mi riguarda. Ti spiego, questo piatto in origine doveva nascere come un antipastino. Volevo stuzzicare l'appetito ancora di più dei nostri clienti. Doveva essere un antipasto. Cercavo un qualcosa di semplice ma stuzzichevole. Così ho provato questo abbinamento dei polipetti con le olive e la rucola, perché ti rimane quella croccantezza in bocca. Ho provato questo piatto, una volta finito, il gusto era, a mio avviso e anche a parere di altri, eccellente. Eccellente. Dopodiché ho detto, perché no? Perché invece non provare un primo piatto? E così ho pensato di abbinarci i paccheri. Perché è una pasta cotta, sì, che ti si amalgama bene, vedi i polipetti che ti entrano, sai, dentro il pacchero. È vero. Sì, è un piatto, diciamo, a mio avviso, perfetto, dai. Poi saranno gli altri a giudicare. Ok. Dopo pochi minuti lo faccio sfumare con del vino. Sì. Aumento la fiamma. E lasciamo quindi un pochino intanto sempre, sì, cuocere. Sempre cuocere. Quindi essenzialmente, intanto che il pacchero cuoce, sì, noi facciamo prestissimo a preparare questo sughetto. Sughetto. Sì. È veramente veloce, semplice, alla portata di tutti. Sì. Vediamo poi da, sì, casa chi lo ripropone. Bene. Credo ti copieranno in tanti. Andiamo ad aggiungere la passata. Abbassiamo la fiamma, ok? Aggiungiamo un pizzico di sale.
non troppo perché le olive sono già saporite. E un po' di peperoncino. Sì, è davvero molto invitante. Oltre a paprika, cosa poteva, cosa diciamo avresti potuto scegliere per abbinarlo? Volendo potresti scegliere anche uno spaghetto, però a mio avviso ti conviene la pasta cotta, sì. Pasta poi cotta. Il pacchero è proprio, come si suol dire, la sua morte. Lasciamo cuocere a fuoco medio e per i paccheri ci vuole un po'. I paccheri sono pronti, un pochino di acqua di cottura, adesso quindi li facciamo saltare, ecco, un pochino in padella. Sì. Facciamo prendere il gusto. È davvero un piatto molto veloce e che riempie gli occhi. Aggiungiamo un pochino di rucola. Ok. Voilà. Profumino si sente molto già da quando okay. Hai versato le olive in padella, è subito sprigionato un profumo molto gradevole. Un po' di rucolina su, ecco, ed ecco a voi signori paccheri al sugo di polipetti, rucola e olive taggiasche. Buon appetito. Se ti vuoi accomodare, grazie, puoi assaggiare il mio piatto. Prego. Molto piacere e senza sacrificio. Bene. Pronti per l'assaggio? Prontissima. Ecco qua. È un profumo. Davvero, complimenti Elena, poi soprattutto per il fatto che è una tua ricetta inventata da te, davvero molto gustosa, mi piace molto, quindi invito davvero a venire a provare questo piatto perché è unico, non penso che venga proposto da qualcun altro, davvero complimenti. Grazie, mi fa veramente piacere. Ed Elena della Veranda sul Mare, lo ricordiamo, Marina di Massa, Lungomare di Levante, vi aspettano per Natale e le altre feste con dei menù davvero strepitosi. Ti aspettiamo.